Dicevo, con questo cappello iniziamo questo forum con Pio Lunel, presidente di Imprese di Gestione Confida, quindi, come dire, uno sguardo generale. Lei è ottimista o no, presidente? Conoscendo il nostro settore, sì. Perché diciamo che in questo settore è sempre stato ottimista, ha sempre accettato le sfide, si è sempre messo in discussione. Io penso che anche in questa volta noi ci metteremo tutto quello che abbiamo per diciamo traguardare queste sfide che oggi ci troviamo ad affrontare. Però mi piacerebbe far passare un messaggio a tutti gli interlocutori che abbiamo visto oggi. Innovazione e sostenibilità, due bellissime parole, ma la sostenibilità economica è la prima, perché senza di quella noi non riusciremo mai a fare tutte le altre sfide che oggi ci si pongono. Perché tutti i provvedimenti, tutte le norme che oggi ci troviamo ad affrontare hanno comunque dei costi e qualcuno li deve pagare. Quindi la sostenibilità economica io penso che sia l'unica, quando si fanno, si legifera, si norma un settore, io dico lo si dovrebbe conoscere. In questi anni ho avuto modo di parlare con tanti politici e ho visto comunque un cambio di rotta, come abbiamo detto prima, nell'ascoltarci. Ci capiscono, riusciamo ad avere un'interlocuzione molto più diretta, l'abbiamo visto nei CAM, i criteri ambientali minimi che oggi ci hanno detto che sono stati firmati. Se io penso al testo iniziale, dico che mi veniva da piangere, cioè non ci credevo che potesse essere scritto in quel modo. Poi per fortuna, e qua mi permetto di ringraziare la struttura di Confida, la figura del direttore, ma tutti quelli che hanno lavorato perché questo lavoro venga fatto, perché li abbiamo riletti, rivisti, riguardati, punto su punto, parola su parola. Vi assicuro che ogni volta che ci arrivavano dovevamo riprendere in mano tutta la lettura, perché qualcosa ci avevano infilato. E qui è stato fatto un grande lavoro, ma è proprio cambiato. Qua dobbiamo dare atto all'onorevole Vainagava, che ha mantenuto la promessa di aprire il tavolo. E oggi CAM, mi è stato chiesto prima, sono buoni? No, però sono il meglio che potevamo portare a casa, secondo il mio punto di vista. E abbiamo poi appunto tante sfide, il pagamento attraverso il POS, 835.000 distributori installati, l'abbiamo detto prima. Come possiamo pensare di montare 835.000 hardware che hanno un costo di 350 euro a distributore automatico, con tutti poi i costi che le transazioni comportano? È complicato, è difficile, anche perché poi per noi è un'aggiunta a un pagamento, non è il pagamento. Quindi io devo garantire tutti gli altri pagamenti più il POS. Quindi non è che col POS aumento le mie vendite, tranne nei luoghi aperti al pubblico, che quello lo stiamo già facendo, perché noi non è che siamo fuori dal mercato, un altro tema. A volte sembra che noi non siamo nel mercato, appunto vendiamo dei prodotti che non sono nel mercato. No, vendiamo dei prodotti che sono nel mercato, utilizziamo i sistemi di pagamento che ci vengono richiesti. Nei luoghi di transito è inevitabile che noi montiamo dei sistemi di pagamento anche verso le app, i POS, perché dobbiamo intercettare tutte le persone che passano davanti a un distributore automatico e vogliono consumare. Quindi io devo essere trasversale, noi dobbiamo essere trasversali. Quindi nei luoghi necessari noi li stiamo installando, dove serve mettiamo i POS, dove serve mettiamo le app, dove non serve non saremo disposti a mettere i POS, perché non ci servono, okay? Non ci aumentano il nostro fatturato, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Immaginiamoci poi, appunto, come diceva prima anche il Presidente Tito, una macchina che incassa 2.000 euro. Come io posso pensare che il conto economico possa rimanere in piedi? Non potrà mai rimanere in piedi, quindi sono costretto a cosa? O a disinstallare quel distributore automatico, quindi con una perdita, oppure andare in perdita. Quindi diciamo che tutte queste sfide che oggi ci stanno venendo incontro,
tante altre. Abbiamo sentito prima parlare nel 2017, siamo stati i primi, il primo settore a dover inviare i dati all'Agenzia delle Entrate. Anche lì 835.000 dati all'Agenzia delle Entrate, quindi immaginiamoci la mole che tutti i nostri associati hanno dovuto fare, cioè quindi la gestione, che tutto vada per il verso giusto, cioè abbiamo fatto un lavoro enorme, degli investimenti enormi anche in questo senso, sia gli investimenti di hardware ma anche gli investimenti umani, perché logicamente tutte queste cose poi si trasferiscono sul controllo giornaliero che noi dobbiamo fare. Quindi io sono ottimista per natura, ma sono ottimista anche perché penso che questo settore abbia dimostrato in questi anni di sapersi adattare alle sfide che gli venivano poste. E quindi ci hanno criticato sull'alimentazione, perché noi eravamo praticamente quelli che facevano ingrassare i bambini nelle scuole. Abbiamo dimostrato che non era così. Abbiamo adeguato la nostra offerta, abbiamo creato dei momenti di formazione, abbiamo creato dei progetti, quindi ogni cosa che abbiamo avuto davanti l'abbiamo affrontata. Quindi io il messaggio che voglio dare è questo, no? Noi ci siamo, vorremmo essere così, avere la possibilità di interloquire con le persone che diciamo ci normano, proprio per far capire chi siamo e cosa facciamo, in modo che anche loro dal punto di vista siano più pronti e consapevoli che ogni norma che poi viene messa in campo ha una ricaduta sull'economia. E quindi questa è la consapevolezza che noi dobbiamo cercare di portare avanti. Roberto Pellegrini.